Tema del Salone del Gusto Teramate 2014 è l'agricoltura familiare e sarà anche il tema degli approfondimenti che dedicheremo oggi nella nostra finestra dedicata al Salone. E cominciamo dunque da Carlo Bogliotti a farci un po' spiegare perché questa espressione, questo concetto agricoltura familiare è al tempo stesso molto chiaro ma anche forse va spiegato. Sì, va spiegato perché l'agricoltura familiare è la forma più ancestrale di agricoltura che c'è, vale a dire che parliamo di un'agricoltura che da sempre i contadini fanno, cioè per l'autosussistenza, per se stessi, per le loro famiglie prima di tutto. Un'agricoltura che è legata inevitabilmente al territorio, alla stagionalità, al locale, che vanno tanto magari di moda in questo periodo, e che forse da molti è ritenuta residuale o marginale in questi anni. In realtà, secondo i dati FAO, l'agricoltura familiare produce l'80% del cibo che mangiamo nel mondo. L'80% delle famiglie, dei contadini del mondo fanno il cibo che esiste sul pianeta. Quindi in realtà è una cosa molto importante, è una cosa da sostenere, è una cosa per cui dedicare politiche adeguate. È una cosa da far conoscere alle persone, perché negli ultimi anni, negli ultimi 50 anni forse ci siamo abituati a conoscere un cibo di marca, un cibo industriale, comunque un cibo prodotto per fini commerciali. Ecco, l'agricoltura familiare non produce per fini commerciali ma per nutrire il pianeta. In qualche modo potremmo dire anche che alcune forme di ritorno all'agricoltura nel mondo occidentale contemporaneo sono passate anche attraverso questa dimensione, alcune virtuose forme più recenti? Sì, forse non è un recupero, io non parlerei di recupero, non parlerei di una cosa che riemerge dal passato, ma se penso ad esempio ai paesi di slow food, parliamo di agricoltura familiare, parliamo di zone anche lì ritenute marginali o residuali, che però in realtà esprimono delle vere e proprie eccellenze, per cui addirittura assistiamo al paradosso, se parliamo dell'Italia, di prodotti che appartengono a questa grande categoria dell'agricoltura familiare, che è un po' il trionfo della diversità e della biodiversità, ma che paradossalmente appunto vengono ritenute eccellenze, quindi prodotti elitari, quindi prodotti così rari che vanno pagati tanto. Ecco, viviamo questo paradosso in Italia o nell'Occidente ricco, mentre ad esempio in Africa o in Sud America, in altre zone meno ricche del pianeta, questa agricoltura familiare continua a produrre delle vere e proprie eccellenze che vengono però ritenute appunto residuali, marginali e rischiano di scomparire. Ecco, quindi che i presidi slow food diventano un progetto importante per salvaguardare, per promuovere non solo quelle ritenute elite ed eccellenze, ma un modo di nutrirsi che da sempre nutre il mondo e ancora oggi tutto sommato. L'edizione 2014 del Salone del Gusto ha tra i suoi temi principali quello dell'agricoltura familiare. Sono molti gli incontri, i dibattiti e le conferenze previsti nei 5 giorni della manifestazione. La prima si è tenuta venerdì alle 12 in Sala Rossa e ha visto partecipare numerosi speaker provenienti da tutto il mondo, introdotti dalle parole di Carlo Petrini. Voi sapete che siamo tutti impegnati su questo ragionamento dell'agricoltura familiare, quanto l'agricoltura familiare sia importante per le sorti del pianeta e anche dell'umanità sul fronte alimentare. Ma se noi non abbiamo la coscienza che questa impresa è un'impresa collettiva, ha più voci, non solo quelle che sono qui attorno a questo tavolo, che sono estremamente significative e danno già il senso di una condivisione, ma anche quelle che non ci sono ancora a questo tavolo, ma che esistono già sui territori, se noi non abbiamo la coscienza di superare le nostre particolarità e di mettersi assieme a lavorare, questa sfida sarà ben difficile poterla realizzare. Vedere che molti giovani concepiscono attorno alla cultura del cibo
va bene? Un elemento per il cambiamento è fantastico. Quando io ero giovane, chi si occupava di cibo, in genere era un gourmet della mia età, no? Che piaceva mangiare bene, non gli interessava niente che il cibo rovinasse, che la produzione del cibo rovinasse l'ambiente, non gli interessava da dove arrivava, chi lo produceva, l'importante era questo elemento di gourmet. E allora noi, per il cambiamento, la mia generazione, si convinse che era importante lavorare per una musica diversa, che la musica rock avrebbe cambiato il mondo, e l'ha cambiato il mondo, la musica rock l'ha cambiato il mondo. Io ebbi la fortuna di andare a Woodstock, che era uno dei posti dove si mangiava peggio sulla faccia della terra, ma c'era tanta buona musica, tanta buona musica. Ecco, sapete qual è il mio sogno? Che prima o dopo nasca Foodstock, va bene? Cioè, che la cultura del cibo non sia riservata a quelli con la barba bianca, ai soloni, a quelli che fanno girare il bicchiere di vino e ci sentono tutto, sudore di cavallo in corsa. No, basta, basta. La cultura del cibo è semplicità. La cultura del cibo ce la insegnano i nostri contadini qui di Terra Madre. La cultura del cibo è storia, identità, è visione olistica del mondo. Guai se ci fermiamo ai prodotti. I prodotti sono il risultato di una cultura, di persone, di vite, di gente in carne ed ossa. Se non abbiamo questa capacità di capire questo, non abbiamo capito niente. E allora ecco che a questo punto io dico ai giovani presenti: portate il vostro contributo, contribuite al cambiamento. Cambiare la politica del cibo vuol dire creare le basi fondative per una società più giusta in cui voi sarete protagonisti. L'aceto balsamico è un prodotto molto conosciuto, ma bisogna fare attenzione perché dietro la parola tradizionale si nasconde un mondo. Come deve essere un aceto per essere tradizionale? Beh, per prima cosa deve essere prodotto in provincia di Modena, perché è un prodotto di denominazione di origine protetta, quindi la zona di origine è esattamente la provincia, quindi per prima cosa deve provenire da quel territorio. Poi deve essere prodotto da serie di barili di legni diversi. Una serie di barili vuol dire un numero di barili variabile da 5 a 7, 8 di capacità differente, quindi 10, 15, 20, 30 in crescita. Deve provenire da uve tipiche modenesi e deve aver avuto un lunghissimo invecchiamento per essere commercializzato, minimo 12, poi abbiamo il prodotto extravecchio con oltre 25 anni di invecchiamento. Se poi andiamo dal punto di vista organolettico, deve essere denso, di colore bruno scuro, carico, lucente, con dei riflessi rossastri. Deve essere avere un'armonica acidità, pieno, rotondo, vellutato, sapido. Non si può rendere in televisione, bisogna che venga a Modena nelle nostre acetaie ad assaggiarlo. Spero di averli almeno ingolositi con questa spiegazione. E qual è stato il ruolo delle famiglie che conducevano le acetaie per continuare a diffondere un prodotto del genere? Ma è stato un ruolo fondamentale, perché l'aceto tradizionale sul commercio lo si trova solo dalla metà degli anni 80.
Quindi nel 1985-86 sono i primi anni nei quali abbiamo commercializzato l'aceto. Ma l'aceto ha una storia più che centenaria. Nel 1900, primi anni 80, un centinaio di famiglie che avevano già una buona disponibilità di botti per una serie di motivi come la mia, famiglia, 5 figli, parecchi nipoti, quindi si voleva lasciare in successione le botti, abbiamo deciso di aprire le nostre acetaie ai visitatori. E quindi se non ci fossero state delle famiglie con una grande passione, visto il lungo invecchiamento che richiedeva, come dicevo prima, 12 o 25 anni, non sarebbe stato possibile se non giusto in questi giorni. Avere delle famiglie che per tradizione, per generazioni, come abbiamo raccontato nel laboratorio che abbiamo fatto oggi, da 4-5 generazioni, producono aceto, prima solo per autoconsumo e poi anche per la commercializzazione, ha fatto sì che l'aceto tradizionale sia un prodotto che richiama 70 persone, tutte le edizioni del laboratorio del gusto. Per l'aceto di vino.